La curiosità è una componente indispensabile per chi fa il design, ma anche per chi fa altri mestieri creativi. Il sapersi guardare intorno è la cosa principale per poi cominciare a ragionare su quello che vuoi cambiare, perché la curiosità ti porta a vedere ciò che non funziona, o ciò che funziona male, o ciò che potrebbe funzionare in modo diverso. Vedendo quel poco che vedo attraverso l'insegnamento, mi sembra che si stia ancora insegnando ai ragazzi qualcosa che è riferito a un'epoca precedente, a quella che stiamo vivendo, mentre invece bisognerebbe raccontargli la verità e non illuderli su qualcosa che non esiste più. Io credo che adesso siamo in un momento di passaggio tra un periodo storico degli anni 70, 80, 90, in cui il design era essenzialmente forma-funzione, e un futuro in cui si prevede che sarà invece un design molto più immateriale. Adesso si continuano a fare degli oggetti che hanno ancora una loro fisicità e vogliono trasmettere pensiero. E molte volte invece si potrebbe fare solo pensiero senza produrre alcuna fisicità, senza produrre alcun oggetto. L'oggetto migliore in assoluto sarebbe proprio quello per me, l'oggetto che non deve essere prodotto, un oggetto che non ha produzione, non ha distribuzione, è solo progettare e lanciare messaggi, pensieri alle persone senza dover produrre nulla, come fanno un po' i romanzieri o i poeti, no? Lanciano dei messaggi attraverso un libro che è materiale, ma poi alla fine lanciano pensieri.